ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con il secondo episodio di OSM, campionato nazionale tra youtuber. Mi raccomando ragazzi, lasciate subito un bel mi piace, perché oggi ragazzi è un episodio specialissimo, perché andremo a vivere le prime vere partite insieme. Però già vi premetto una cosa ragazzi, la seconda partita non sono riuscito a registrarla, quindi automaticamente registreremo direttamente la terza. Già so il risultato della seconda perché poi ho allenato e sono andato anche in ritiro nella terza partita, che se non sbaglio è contro ZV Jackson. Quindi ragazzi, che è una squadra molto molto forte, che fra poco vi andrò a far vedere. Mi raccomando, primo link in descrizione per scaricare OSM. Mi raccomando ragazzi, un'applicazione incredibilissima dove voi potete fare dei tornei insieme ai vostri amici, acquistare dei giocatori, allenarli, fare tattiche eccetera. Quindi mi raccomando ragazzi, primo link in descrizione, scaricatela. Vabbè, tanto la conoscerete tutti quanti, però comunque scaricatela per chi non la conoscesse. Allora Yu, ci eravamo lasciati con una sconfitta 90esimo contro quest'uomo qua dietro di me, eh? Mentre la seconda partita vi dico che è andata male, non vi dico il risultato, caso me lo faccio vedere dopo. Però comunque adesso non pensiamo ad altro, ma pensiamo adesso alla partita di quest'oggi, che è contro ZW Jackson, come ho detto prima. Ok, siamo andati tutti e due in ritiro, non vedevo la mia capannina, infatti boh. E comunque siamo andati tutti e due in ritiro. Lui è una squadra veramente forte, secondo me siamo veramente quasi alla pari. Ho fatto molte modifiche, anche lui vedo che ha migliorato davvero molto molto ma molto la sua squadra. Addirittura 400 nella sua squadra, io solo 2. Ma che buttati. Vabbè dai, vuoi vedere pure tu la partita? Vabbè, sì. Vediamola insieme. Ok, comincia la partita. Tati è veramente tosta tosta tosta. Dopo vi faccio vedere per bene tutti gli acquisti che ho fatto, soprattutto uno che è sopra il 100, che avete sicuramente visto. Allora Lewandowski, prova a metterla in porta al volo. Tati mo butta sfortuna, ok. Da almeno questa, dopo che sono andate male le prime due, per favore fateci vincere. Attenzione a Skriniar. Attenzione a Skriniar, attenzione a Skriniar, che può fare 1-0. 1-0. Ok ragazzi, facciamo schifo. E che palle però, dai, non posso perdere le prime tre partite. No, e dai. Mamma mia, Sanea dalla punizione. Mi sa che è Miara, voglio. Miara, veramente, Miara, 2-0. 2-0, veramente. Eh sì, dai, ancora, adesso no, no, adesso di là, dai. Oh, dai, ti porto sfortuno, a te. E c'entro io. Mi si andano avanti, mi stai facendo via coleato. Ok, dai, riapriamo la prima della fine del primo tempo. Dai Zielinski, anzi Coman. Coman, Zielinski, assist per Coman. Ah! Ne sono successe di cotte e di crude. Eh sì, dai, 2-0. Penso solo di crude. Ancora e basta. Maro, quante occasioni. Marona mia, che cacchio. Lui no, Lewandowski, forse 3-0. Oh, mi sta arando veramente. Che cacchio, se n'è andato a fare il ritiro. Attenzione a Malcom, che può fare il 3-1. Almeno un po' di dignità, salviamocela. Dai Malcom, fai sto 3-1 e dai. L'unica cosa che devi fare è mettere alle spalle del portiere. Dai, hit proprio lato uno dalla hit, già. Ecco, sfaccetti. Neymar tira la fucilata dal limite dell'area. 4-0. Mamma mia che figura. Non ci sta nulla da fare. Ho pure migliorato un sacco la squadra. Non avevo perso 4-0. Questa è una patosta, eh. Bisogna fare una rivoluzione, veramente. Bisogna fare una rivoluzione, perché veramente qua, oh, ma che. Ho venduto pure vari giocatori, però guardate, cioè alla fine della formazione io l'ho fatta bene. Sono tutti quanti, a parte Pellegrini, tutti sopra il 90. Però Pellegrini ma aumenta, quindi va bene. Questi qua sono i panchinari. Centrocampista qua non ci ho messo nessuno. C'era Rudy. Allora sicuramente devo comprare un altro difensore. Devo comprare forse un altro attaccante, un altro centrocampista. Difensore, centrocampista, attaccante. Ma cattavo, voglio tutto, dobbiamo comprare. Comunque non vi ho detto, cioè guardate che ho comprato. Ho comprato a Pellegrini, a Royce che è 104, a Diop, a Gomez del Liverpool. Ho comprato a Oblak che me l'avete consigliato, a Coman che me l'avete consigliato. Ho comprato anche Malcom. Poi Machina che ho comprato anche. Ho comprato Sessegnon che era buono, che tipo aveva 18 anni e nulla, vai giù. Mi sa che venderò alcuni giocatori e niente, io penso che ci vediamo alla prossima partita. Ma alleno un po' di giocatori e vediamo la prossima contro chi è. Contro Menzo, con Cristiano Ronaldo. E vai, vai. Ci vediamo nella prossima partita, voglio, dai. Ok, eccoci qui ragazzi, come potete ben vedere ho cambiato location. Quasi sicuramente alcune partite di OSM le vedrete in questa location. Quanti di voi si ricordano questa finestra? Mi raccomando, hashtag viva la finestra qua sotto nei commenti, se anche voi siete legati ancora a questa cosa ragazzi. Madonna mia, quanti ricordi.
Non ci perdiamo in chiacchiere, siamo alla quarta partita, ragazzi. Ho fatto veramente molti ma molti acquisti. Adesso la squadra è di circa 6 o 700 milioni, fra poco ve la andrò a far vedere. Sicuramente mo li vedrete perché poi li ho messi anche in campo. E c'è un ritorno incredibile, voglio, di Mr. Sparta Praga, alias lui, Momo Salah. Ok, contro Cristiano Ronaldo non è andato in ritiro, fortunatamente. Ecco, la squadra mia è quella di sinistra. Ci sono solo 94 e 92, poi sono tutti sopra il 100. Ho comprato Salah, Umtiti e Savic in vostra assenza, anche molti altri che poi vi andrò a far vedere dopo. Lui comunque è una squadra forte, c'è da dire. Noi siamo in casa, ragazzi, però voglio vincere una partita. Dopo tutte quelle tre sconfitte consecutive, una vittoria la vorrei, sinceramente. Contro Cristiano Ronaldo sarebbe pure una bella cosa. Forza Vagliu, dai, diamoci dentro e vinciamola, dai. Attenzione a Gabriel Jesus che prova subito la rovesciata. Gabriel Jesus, attenzione Vagliu. No. Ok, sbaglia, meno male. Dai ragazzi, azione veloce. Salah prova a concludere con un giro. Io ricordo che con Salah ho vinto il mondiale. Forza Salah, mannaggia. No, ho vinto il mondiale con Salah, se non sbaglio. Ottima posizione per un calcio di munizione. Attenzione a Gabriel Jesus da calcio da fermo. Attenzione, colpisce la palla delicatamente alla Maradona. Ok, dai cacchio, voglio subito un gol. Dai Coman che colpisce la palla delicatamente, anche come lui, come Gabriel Jesus, ma dal calcio di punizione. Vai, un altro calcio di punizione. Dai. Rate, Coman, 1-0. Cosa mi slota? Andiamo così, raga. Andiamo così, 1-0. Ripartiamo da qui, dal gol di Coman. Ripartiamo da qui. Forza ragazzi, facciamo subito il 2-0. Vi prego, vai subito ancora Coman, che può fare la doppietta personale. Dai. No, peccato. Ok, dovrebbero essere finito il primo tempo. E infatti sì, ragazzi. Vediamo i due paratoni cosa hanno da dire. Sono successe di cotte, di crude. Ovviamente, mi è veramente piaciuta la partita finora. Ci aspetto un emozionante secondo tempo, ne sono sicuro. Ok, allora andiamo dentro con il secondo tempo. Incrociamo le dita e speriamo molto bene. 67esimo, ottima palla da Gomez. Coman tira la fucilata dal limite dell'area. Coman, ehi, fa sturo e zero. Che cacchio! Ma perché sprechiamo troppo? Madonna mia, sprechiamo troppo. Sprechiamo. Qua, se mi segna Zielinski, sei un grande, Zielu. Maro Piotr. 72esimo, bomba dalla distanza per Kane. Il pallone vola dritto verso il 7. Allora è gol, scusa. Si vola un 2-7. No, è già parata, sicuro. Dai, il palo. Derry Kane, sei il nostro bomber. Kane, ti prego. Madonna mia! Voglio, è incredibile quante cacchio di occasioni ci siamo mangiati! Non è possibile, troppe occasioni! No, Ronaldo, mi ha segnato, raga. 1-1, mi ha segnato. No. Sì, Ronaldo, grazie. Dai, che cacchio, voglio. È finita, prima vittoria. Si riparte da qui, soffrendo, ma non fa niente. Basta che ci portiamo questi primi tre punti a casa. Dopo quattro partite ci sono volute. Mamma mia, voglio. E non è possibile, ha già venuto pure a Lingard. Vai, ora vendiamo pure altri giocatori. Vi faccio vedere chi altro ho comprato, ragazzi. Oltre a un TT, Salah e Savic. Ho comprato anche Sancho, se non sbaglio, non vi ho fatto vedere. Awar pure, che non vi ho fatto vedere. Fabianski l'ho pure aumentato perché tipo c'era la settimana che i vecchi aumentavano di più. Comunque sicuramente adesso andrò a fare allenamento. Vediamo la situazione attuale in classifica. Siamo a 3 punti con 4 partite giocate. Vediamo il primo a quanti punti è. A 10 punti, se non sbaglio, sono proprio gli Amendola Brothers. Eh sì, Amendola Brothers con una squadra da 250 milioni stanno facendo il colpaccio in questo torneo, facendo 3 vittorie e un pareggio. Mamma mia, ragazzi, abbiamo pure 100 milioni di quelli là argentati, mentre dei coins ne abbiamo 7.700. Quindi possiamo ancora allenare molti giocatori e possiamo comprarne benissimamente anche altri. Allora, con questa formazione, ditemi qua sotto nei commenti secondo voi che giocatore, in che ruolo devo comprare. Mi raccomando, ragazzi, ho bisogno del vostro supporto. Nella prossima partita andremo ad affrontare Tony Tubo, Gonzalo Gerard Higuaín, che è Gonzalo Higuaín. Benissimo, vediamo in lista degli esperimenti chi troviamo. C'è Douglas Costa, 110 Douglas Costa. Quanto mi verrebbe a fare se l'acquistassi? 700, perché poi c'ho anche 100 milioni. Minchie. C'è Sigurdsson, Thiago, che 100. I minchie, un difensore forse pure mi servirebbe, non lo so. Comunque voglio, fatemi sapere secondo voi quali giocatori, in che ruolo devo comprare. Io vi ricordo che trovate Osman nel primo link in descrizione, ragazzi. Speriamo bene nel prossimo episodio di fare almeno 3 o 4 vittorie consecutive. Io me lo auguro, voglio, mi sto veramente azzeccando a sto gioco. Quindi mi raccomando, scaricatelo nel primo link in descrizione.
stagione. Ve la consiglio a tutti quanti. Oggi mi raccomando, passateci tutti quanti. E quindi lasciate a me mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Finalmente, che cacchio, vai!